del 2003 e del 2007. C'è stato anche chi ha vinto il trofeo Matteotti con la con un crono prologo da Monte Silvano a Pescara, vinto da Verbrugge alla mamma e al papà. E tu sei laureata in? Economia. Economia, tutti laureati in economia, pertanto diventeranno ministro per l'economia queste signorine. Il pubblico, alzano il braccio, Simone Bernardini, Francesco Manuel Bonti, Paolo Totò. Signori, Gazzara è già andato in fuga, dov'è Gazzara? Alla gara dei professionisti, la grande madre Russia. L'applauso degli sportivi per la Loco Sphinx. Bernardinetti, 122, Mikol Elorza. 123 dalla Sicilia, vincitore a Rovescala, Pierpaolo Ficcara. 124 Uri Martins. 125 Jovko Jovcev. Bravo, in bocca al lupo. Rotondi, Brogi, Canepa, Di Sante, Pacchiardo, Parrinello, Ruscetta e Tizza cercano di regalare spettacolo. 44 Alessandro Bisolti, 45 Pierpaolo De Negri, 46 Yuma Koishi, un atleta che lo vuole rivincere. L'applauso degli sportivi per questa squadra di matrice abruzzese, Nippo Vini Fantini di Patron Sciotti, grandissimo appassionato di ciclismo. E De Negri promette a Sciotti la vittoria. Magari. Il titolo italiano in Trentino, vincitore del Giro del Trentino, vincitore anche alla settimana Coppie Bartali. Questa è la 0711 Cycling che firma il foglio di partenza. Col 112 Nicola Toppali, 113 Henry Ham, 114 0711 Cycling UCI Europe Tour. Nicola Toppali, vieni alla sottazione microfonica. Cosa significa 0711? 104 Paul Ir Redbach, 105 Andreas Hofer, 106 Andreas Graf, 107 Christian Mager, 108 Dennis Paulus. Vincenzo Albanese, vincitore lo scorso anno, Giulio Ciccone, Nicolò Pacinotti, Simone Stervini, Alessandro Tonelli, Simone Velasco, Luca Wackermann e il veronese Edoardo Zardini, vincitore di... Andate. E c'è pure Wackermann, che è stato campione d'Italia col numero uno, il vincitore della passata edizione del Matteotti, Vincenzo Albanese. A lui la maglia dell'Italia l'anno scorso ha portato fortuna. Col 2 Ciccone, vincitore a Sestola al Giro d'Italia lo scorso anno. Col 3 il giovane Pacinotti. 4 Simone Sterbini. 5 Alessandro Tonelli. 6 Simone Velasco. 7 Luca Vacchi. Risponde alle domande dei cronisti. Applaudite la Gazprom. Schiera anche Pavel Brud, vincitore di tappa. Savio, ti invitiamo qui sul palco con i suoi corridori. Ecco Bonusi, vincitore del Giro della Cina, vincitore l'anno scorso anche della Freccia dei Vini. C'è Frapporti, che ha vinto tappe al Brixia Tour, ha vinto tappe anche al Giro della provincia di Grosseto organizzato dal gruppo sportivo Emilia. Giovane, Alessandro! Applaudite Landroni, c'è anche Davide Ballerini, vincitore del Gran Premio della Montagna alla Tirreno Adriatico. C'è Bonusi, c'è Cattaneo sul podio da piazzato al Tour de l'Avenir. Ai magnifici
97 protagonisti del trofeo Matteotti. La parola al primo cittadino. Sicuro che non parleremo per 10 minuti prima della partenza, però auguri a Matteotti, se tant'anni non sentiti, lui ci disse evidentemente perché è giovane, perché è uno sport dal cuore antico ma dal passo moderno. E i nostri corridori oggi naturalmente auguriamo di fare una bella corsa, di godere anche delle bellezze naturali che li circondano. In bocca al lupo a tutti ed evviva sempre Matteo Matteotti e il suo diabolico presidente Ricci che è al mio fianco. Grazie. Forse rompo l'obiettivo. Ciao, noi facevamo ragazzi, parte ciao. Della corsa però. No. Sorprendente, sorprende un po' pure a te. Voglio roba, state la cava. Va a mettere la benzina, va. Voglio roba, dai, voglio roba. Va a mettere la benzina. Se. Mi faccio cascare a terra. Piano. Attenzione. Ti lo sempre devo pescare. No, fa schiaffo coraggio, no. Si mette lì. Metti lì, lo sai. Metti. Dove me ne vai? Consegnerà il trofeo alla società del primo classificato, trofeo Matteotti, alla Loco Sphinx, in presenza dei primi tre atleti, in presenza di Sergei Shilov. Invito un dirigente della Loco Sphinx. Ok. Ritiro.
e un applauso lo merita anche lui. Al mio tre, solo al mio tre, un boato per Renato Ricci, presidente. Uno, due e tre. Primo, Sergei Shilov. Secondo, Manuel Bel. Avviciniamo anche tutte le autorità. Renato Ricci, Giuliano Diodati, Alberto Balducci e la signora Leila Kechud. Shilov 2017. Lo scorso anno ha trionfato un altro giovane, Vincenzo Albanese, e la storia del Matteotti continua!